Oggi prepariamo insieme la torta colomba, un dolce di Pasqua, chiaramente strabuono, strepitoso, semplicissimo da preparare, che può sostituire la vera colomba di Pasqua. È una torta che somiglia a una colomba, è una colomba che si prepara come una torta. Prepariamo insieme la torta colomba. Iniziamo subito. Per la preparazione ho bisogno di un'emulsione aromatica, perché la colomba è un dolce molto aromatico e noi vogliamo aromatizzare allo stesso modo anche la nostra torta, perché la nostra torta deve essere una torta colomba. La prima cosa che vado a fare è preparare l'emulsione aromatica, che mi serve appunto per aromatizzare l'impasto. La preparo nella solita maniera in cui preparo le mie emulsioni aromatiche, quindi prendo un bel cucchiaino di miele. Utilizzo un miele molto aromatico, a me piace tanto il miele d'arancio e il miele di limone. Potete utilizzare tranquillamente un millefiori o una acacia. Vi sconsiglio di utilizzare un miele di castagno o un miele di bosco, poiché sono sapori molto molto forti. Estratto di vaniglia. Ricordate sempre che l'emulsione aromatica che adesso andiamo a preparare potete prepararla in anticipo, anche con 1, 2, 3, 4 ore di anticipo. Più riposa, più profumo e sapore e aroma chiaramente darà al nostro dolce. Aggiungo il rum, ancora scorza dell'arancia grattugiata. Adesso che ho messo questi ingredienti qui, vado a dare una mescolata. L'emulsione aromatica è pronta, la metto da parte. Io l'ho preparata proprio adesso, ma potete tranquillamente prepararla in anticipo. Anzi, prima la preparate meglio è. A questo punto passiamo alla preparazione dell'impasto vero e proprio. L'impasto è un impasto leggero, è un impasto praticamente come un impasto di una torta, ok? Non è un impasto lievitato, per questo stiamo parlando di una torta colomba, ripeto. Metto nella ciotola della planetaria lo zucchero, le uova intere, che deve diventare gonfio e spumoso, come si fanno normalmente i composti per fare le torte. Potete lavorare con la planetaria o con uno sbattitore elettrico munito di fruste. Un po' più difficilotto montare tutto a mano, ma non è impossibile. Il composto è pronto, è bello gonfio e spumoso. Nel frattempo ho anche preriscaldato il forno, così quando siamo pronti il forno è già pronto per poter infornare la torta. Inizio ad aggiungere gli altri ingredienti. Continuo a lavorare a velocità bassa, al minimo, alla velocità più bassa possibile, e aggiungo a filo l'olio, olio di semi. Non uso l'olio di oliva nei dolci perché non lo preferisco, ma se a voi piace potete utilizzare anche l'olio di oliva. Ho incorporato l'olio, adesso vado ad aggiungere alla farina il lievito. Lievito per dolci, lievito chimico, lievito istantaneo, lievito chimico e farina, e vado a mescolare, così si distribuisce bene bene in maniera uniforme. Perché faccio questo? Perché adesso andrò ad aggiungere le polveri a cucchiaiate, facendo incorporare pian piano e delicatamente tutto, alternando le polveri al latte. Praticamente pronto. Vado a dare una spatolata intorno alle pareti della ciotola e sul fondo, sempre per permetterne una corretta lavorazione ed evitare che abbiamo delle parti poi di impasto non lavorate bene. Riprendo l'emulsione aromatica che avevo fatto prima e aggiungo anche l'emulsione aromatica. Anche un pizzico di sale. Mescolo ancora tutto. Basta una mescolata, senza esagerare, e ci sono! Devo preparare la glassa. Per la glassa ho bisogno di zucchero a velo, farina di mandorle, albume. Mescolo tutto insieme. Ecco qui la glassa. La torta è pronta, adesso posso andare a mettere nello stampo. Stampo per colomba, che per comodità io vado a sistemare già sulla gratella, poiché lo stampo per colomba è di cartone, è molto flessibile. Sulla gratella mi si mantiene abbastanza stabile. Come vi ho detto prima, stampo da 7,50. Io sto utilizzando uno stampo da 1 kg, poiché non ce l'ho quello da 7,50. Non l'ho trovato quest'anno, quindi già intanto se ho trovato questo. Allora, vado a versarvi l'impasto. Aggiungo
aggiungo anche qualche goccia di mandorla alla glassa, poiché ce l'avevo aperta. La metto in una sac à poche. Guardate la consistenza. Adesso una parte di questa mi andrà a cadere all'interno dell'impasto e mi creerà un effetto farcitura pazzesco. Distribuisco la glassa. Voglio fare dei, come se fossero dei ciuffetti, no? In maniera tale che ci sono delle parti un po' più pesanti, perciò dicevo a cucchiaiate, che poi mi vanno a finire dentro l'impasto e fanno la parte buona. Oppure potete distribuirla delicatamente, uniformemente, su tutta la colomba. Non possono mancare mandorle e granella di zucchero, perché ogni colomba che si rispetti sulla glassa prevede le mandorle e la granella di zucchero. Mettetele con la pellicina, bianche, come vi piacciono. Adesso sto facendo un mix, però potete utilizzarle come vi piacciono. E granella di zucchero. Vado ad infornarla in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. Io tra 30 minuti vado già a controllare e vedo se è il caso di coprirla e se è il caso di fare già la prova a stecchino. Mi raccomando, controllatela sempre a vista. La trasferisco nel forno direttamente sulla gratella, così evito ogni movimento e la colomba resta perfetta. Ed eccola qui, amici, la torta colomba è pronta. Adesso dobbiamo solo assaggiarla. Una spolverizzata di zucchero a velo. Ed ora via di taglio. Eccola qui la nostra bellissima, sofficissima e buonissima torta colomba. Proviamo subito all'assaggio. Qui è caduta un po' di glassetta all'interno dell'impasto, è proprio quel che vi raccontavo poco fa. Che leggerezza e che sofficità. Incantevole, ha un sapore che ricorda esattamente quello della colomba. È leggera, soffice, si prepara in pochissimo tempo e vi consiglio assolutamente di provare la torta colomba, la torta che somiglia a una colomba, la colomba che vuole essere preparata come una torta. Preparatela anche voi e fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un like ed un commento, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per ricevere sempre nuove notifiche sulle nuove ricette. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo. Io vi do appuntamento alla prossima ricetta da preparare insieme. Nel frattempo, buona torta colomba a tutti! Buona Pasqua a tutti! Ciao!